Ben ritrovati con Falconara Futsal TV, siamo all'appuntamento delle semifinali scudetto per il Città di Falconara con la Dynamis Falconara che ormai ha mandato in archivio la sua stagione, l'abbiamo salutata praticamente definitivamente la settimana scorsa. Fari ovviamente tutti quanti puntati esclusivamente sulle Citizens. È iniziata domenica la serie delle semifinali, chi ne vince prima due su tre possibili partite vola alle finalissime per lo scudetto. Il duello è fra Tiki Taka Francavilla e Città di Falconara. Si è cominciato con il match in Abruzzo al Pala Roma di Montesilvano, sul campo quindi del Tiki Taka, e il Città di Falconara ha esibito la solita straordinaria prestazione. È andata sotto in avvio di partita in questa semifinale numero 1 dopo 5 minuti e 51 secondi. Il fenomeno che risponde al nome di Deborah Vanin ha sbloccato il match per le abruzzesi, ma il Città di Falconara da quello schiaffo ha tratto ulteriore, nuova, rinnovata energia, come se ce ne fosse bisogno, e nel giro di poco più di 14 minuti ha realizzato 4 gol che hanno mandato il match all'intervallo sull'1-4. Poi nella ripresa, dopo un quarto d'ora di tentativi locali di riaprire il match, il Città di Falconara è nuovamente esploso per un finale di match che ha confezionato il definitivo 7-1. Prestazione maiuscola di Isa Pereira, quasi sempre presente in tutte le azioni da gol della Città di Falconara, una prestazione perfetta in fase difensiva, in fase di transizione, in fase anche realizzativa, doppietta per lei, tripletta per una scatenata a Pato Dalmazza, la solita martavigliosa Marta, così come Yanis Silva, preziosissima, importante, decisiva con il suo momentaneo 1-1, come loro ovviamente tutte le compagne, insomma tutto ciò che vogliamo dire, che è stato un Città di Falconara quasi perfetto, che ha vinto 7-1 e quindi ha messo in tasca il primo successo, i primi 3 punti di questa serie scudetto. Ora domenica prossima ci sarà gara 2, ma ne parliamo tra qualche minuto, perché prima appunto vogliamo mostrarvi le immagini della vittoria, quindi gli highlights del 7-1 del Pala Roma di Montesilvano, e poi andare ad ascoltare l'intervista che Any Given Sunday, gli amici di Any Given Sunday, hanno realizzato al termine del match al tecnico Massimiliano Neri. Ovviamente abbiamo parlato con Silvia Venditti di Any Given Sunday chiedendo il permesso di pubblicare questa intervista, e come al solito per la sua gentilezza e disponibilità ci ha dato il suo consenso, e è un'intervista molto interessante in cui ci sono tanti spunti validi, e quindi vale la pena anche quella ascoltarla con attenzione. Highlights, le parole di Massineri, e poi torniamo qua a fra poco. Buonasera e benvenuti al Pala Roma di Montesilvano. È la notte della semifinale scudetto, la prima della storia del Tiki Taka Francavilla, non la prima del Città di Falconara, la grande favorita della stagione. Sono tantissimi. Vanin vuole attaccare a pieno regime Falconara. Pato prova a girarsi, poi Tati, ancora Tati, il suo tiro colpisce, se non andiamo errati, Bertè. Infatti non viene dato angolo, qui sono tutte ferme le ragazze del Falconara. Clamoroso cosa ha combinato qui il Falconara, e Vanin blocca la partita. Attenti a Isa Pereira che parte di nuovo, serve Yanis Silva, il tacco di Yanis Silva è una perla, che gol Yanis Silva. 6 minuti e 34, ha pareggiato il Falconara. Attenti a Pato, vedete come lotta con Bertè, alla fine difende il pallone, riesce a girarsi, gli segna un gol di un altro pianeta, ragazzi. Questa giocatrice gioca un futsal di un altro pianeta. Seconda solo a Renatini, attenti qui a Isa Pereira, il palo, arriva poi Bettioli, Bettioli va a chiudersi contro Tati e Rafa Pato che riparte da sola, implacabile, spietata, letale, decisiva nei momenti cruciali della partita, la doppietta di Rafa Pato Dalmazza.
Riparte ancora il Falconara e arriva il quarto gol di Isa Pereira. Ma ha fatto tutto Giannis. Crollo del tiki-taka negli ultimi due minuti del primo tempo. Qui Duda a difendere il pallone, lo tocca per ultima, batte subito il Falconara e Marta segna il 5-1. Al Palarigopiano, Pescara, le campionesse d'Italia dell'ex Montesilvano. Qui c'è il gol di Isa Pereira che punisce il tiki-taka. Isa Pereira, due gol per Pato, ancora Pato al centro dell'area e Pato segna anche la tripletta. Diventa davvero molto pesante il passivo. Tiki-taka Francavilla 1, Città di Falconara 7. Mister Neri, semifinale 7-1 contro il Tiki-taka in casa del Tiki-taka, ma il risultato non la dice tutta su come è andata la partita. Primo tempo molto complicato. Sì, certo, ma noi sapevamo che qua sarebbe stata una partita difficile, come sarà la partita difficile domenica prossima. Non dobbiamo incollarci sugli errori, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dando tutto in campo come fanno sempre le ragazze, da qua non posso assolutamente dire nulla di... non ne posso rimproverare di niente, perché anzi, dopo il primo gol che abbiamo subito siamo andati sotto, pensavamo fosse stata un'ingiustizia, poi guarderemo le immagini, ma hanno reagito benissimo e un applauso a loro. Cosa ti è piaciuto di più oggi? L'intensità, sicuramente l'intensità, perché non abbiamo mollato mai una palla, ma qualsiasi risultato c'era, e questo qui è proprio un segnale che diamo a noi stessi, perché dobbiamo giocare sempre così. Prima in archivio, cosa deve fare il Falconara per chiuderla in due gare, per cercare di farlo? Ma deve fare una partita come quella di oggi, con massima attenzione, e fare attenzione a cosa cambieranno loro, perché ci sarà da lavorare parecchio in settimana e bisognerà stare attenti durante la partita a tutte le cose che possono succedere. Cambiamo un attimo campo, anche se so che non ti piace tanto farlo, ma dall'altra parte, Pescara-Lazio, partita di ritorno, cosa ti aspetti? Non mi piace farlo, hai detto, mi fare la domanda lo stesso, ma non mi piace farlo. Volevo no, metterti in difficoltà lo stesso. È una finale scudetto e sicuramente sarà equilibrata, questo ne sono sicuro. Dopo le partite possono prendere una parte dall'altra, anche da episodi, da qualsiasi cosa, però sarà una partita sicuramente bella da vedere e mi aspetto un Pescara che reagisca, perché è una squadra fortissima. Sogno finale, quanta fame c'è a distanza di un anno? Ma quello sempre, è che non è semplice pensare sempre di vincere tutte le sante partite. Per questo devo dire che le mie ragazze hanno una gran testa, però dobbiamo stare sempre attenti, sempre sul pezzo, perché l'insidia è dietro l'angolo, siamo ad altissimo livello, tutte le squadre stanno benissimo, corrono, fanno tutto bene e quindi bisogna stare veramente molto attenti a tutte le situazioni. Grazie mille. Grazie a te. Devastante il Città di Falconara dal sesto minuto in poi, appena subito l'1-0, come ha detto Massimiliano Neri, pensavano di aver subito anche un torto in occasione di quel gol, ma hanno saputo trasformare, come le grandi squadre sanno sempre fare, quella situazione negativa in energia positiva, in nuova rabbia sportiva, per poi andare a volare fino al 7-1 finale. Ma come sapete, a differenza dei quarti di finale, la differenza reti, i gol fatti, insomma, durante ogni partita non conta praticamente nulla. Conta solo vincere o perdere. Città di Falconara ovviamente ha ottenuto il successo e ora cerca il pass per la finalissima in casa propria. Domenica al Pala Badiali di Falconara infatti va in scena gara 2. Appuntamento alle ore 20. Città di Falconara contro Tiki-taka Francavilla. In caso di successo le Citizens volerebbero alla finalissima scudetto. In caso di exploit e di colpaccio del Tiki-taka invece si andrebbe a gara 3 la domenica successiva, domenica 29 maggio, di nuovo al Pala Badiali di Falconara. È ovvio che bisogna stare attenti a un Tiki-taka che durante la stagione ha mostrato grande forza, grandi potenzialità, che sì, domenica in casa sua è stato sconfitto nettamente, ma che sicuramente arriverà a Falconara, arriverà nelle Marche con l'obiettivo di compiere l'impresa e quindi di protrarre la sfida a gara 3 e quindi di un'altra settimana. Sarà un bel duello, ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi
grandi occasioni. A proposito, per tutte le info sui biglietti e sull'accesso al Palace, vi invitiamo a correre sulla pagina Facebook, in particolare di Città di Falconara, dove ci sono tutte le indicazioni, e vi invitiamo anche ad arrivare abbastanza presto, perché sicuramente sarà un Pala Badiali caldo, caldissimo, pieno, pienissimo. A proposito di biglietti, c'è da sottolineare l'iniziativa del Città di Falconara insieme a un suo partner, Azzurra Ascensore, iniziativa davvero accattivante e anche significativa, emblematica della partecipazione non solo fra Città di Falconara, il pubblico, le giocatrici, ma anche gli sponsor, la collettività, la città, tutta la comunità. Ovvero, come recita la nota nel web, nei canali web della Città di Falconara, inviando una mail all'Azzurro Ascensore entro venerdì, ma i dettagli li trovate su Facebook, potrete richiedere fino a 2 biglietti gratuiti per la partita di domenica, ovvero mandate una mail e potrete indicare fino a 2 nominativi, il vostro e quindi il mittente della mail, ma anche un altro nominativo, e Azzurro Ascensore vi farà avere 2 biglietti gratuiti. Insomma, un'occasione imperdibile anche per vedere quindi una semifinale scudetto gratuitamente, grazie al supporto, all'aiuto, alla partnership di uno sponsor come Azzurro Ascensori. Bravi Città di Falconara, Azzurro Ascensori, per questa, e i responsabili marketing delle due realtà, per questa bellissima e accattivante iniziativa. Noi, per quanto riguarda Città di Falconara, abbiamo completato il discorso, vi ho detto eventuale gara 3 domenica 29 maggio. Va detto anche che ovviamente c'è l'altra metà del tabellone, in cui si è giocata gara 1 della semifinale fra Lazio e Pescara. Pescara campione d'Italia in carica sotto il nome e le vesti del Montesilvano sino all'estate scorsa, è stato sconfitto in gara 1 dalla Lazio 4-1. Sappiamo ovviamente ormai da tempo di alcune assenze importantissime nel Pescara, ma la Lazio, insomma, come al solito nei grandi appuntamenti si esalta ancora più che rispetto alla stagione regolare. Questo 4-1 la dice lunga. Gara 1 è andata alla formazione di Daniele Chilelli, e ora c'è grande attesa per gara 2, ovviamente in terra abruzzese. L'appuntamento in questo caso è domani sera, quindi anticipo di 2 giorni, venerdì 20 maggio alle ore 20 al Pala Rigopiano di Pescara, per capire se le campionesse in carica sapranno mandare il match a gara 3 di nuovo in Abruzzo per via della classifica favorevole in regular season, oppure se la Lazio sarà la prima finalista scudetto della stagione 2021-2022, partita che seguiranno con attenzione anche tutte le citizens e tutto il popolo falconaresi, il club di Marco Bramucci che sogna in grande in questa stagione. L'abbiamo detto più volte, dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ovviamente vuole completare il triplete tricolore e vincere soprattutto il suo primo scudetto della sua storia. C'è grande attesa, c'è grande emozione, c'è grande adrenalina per questa partita. Ci vediamo domenica al Pala Badiali. Per quanto riguarda Città di Falconara, e quindi Falconara Futsal TV, siamo al completo. Ora un po' di pubblicità e poi ci troviamo per l'altra stella, al maschile però, del Futsal marchigiano, l'Ital Service. A fra poco per Ital Service Pesaro TV.
Amici sportivi, affezionati biancorossi, ben ritrovati ad Italservice Pesaro TV. La domanda con cui iniziamo è: riusciremo a giocare questa benedetta ultima giornata di regular season? La risposta sembra essere di sì, ma un minimo di condizionale dobbiamo continuare ad utilizzarlo. L'appuntamento è molto vicino, è dopo domani, quindi insomma sarebbe veramente un colpo di scena clamoroso un eventuale rinvio, ma fino a un certo punto, perché come ormai tutti gli appassionati sapranno attraverso i comunicati, le notizie di questi giorni, c'è stata e c'è ancora una situazione particolare legata ad un ricorso e un controricorso. Proviamo a fare un po' di chiarezza e di ordine per chi invece queste notizie non le ha e le sta ascoltando adesso per la prima volta. Real San Giuseppe contro Petrarca sono andate a carte bollate perché la formazione del Real San Giuseppe ha vinto la partita sul campo contro i Veneti, ma il Petrarca ha fatto ricorso per una posizione irregolare, squalifica di un tesserato della formazione campana, e il giudice sportivo ha dato ragione dopo una lunga istanza, analisi eccetera eccetera al club veneto. Quindi Real San Giuseppe ha perso a tavolino, la Symbios Petrarca è salita al terzo posto, la Real San Giuseppe si è allontanata dall'ottavo, ma la formazione campana, la società campana, ha già annunciato via web qualche giorno fa ormai di aver presentato, o meglio l'intenzione di voler presentare presto, immediatamente, contro ricorso. E allora ci si è iniziato a domandare nei corridoi del futsal della Serie A maschile se l'attesa dell'esito di questo eventuale contro ricorso avesse potuto procrastinare nuovamente l'ultima giornata di Serie A. Sarebbe stato un incubo per tutti quanti dopo il rinvio per Covid della Fel di Eboli. Sembra scongiurata questa ipotesi e quindi sabato si dovrebbe giocare. Chiusa parentesi. Pesaro che gioca, perché era importante anche questa analisi, perché Pesaro giocherà proprio sul campo della Real San Giuseppe, che prima del ricorso vinto dal Petrarca aveva necessità di punti contro i biancorossi per provare ad entrare dentro la zona playoff, ad un solo punto dal terzetto composto da Feldi, Pescara e Sandra Batel. San Giuseppe con una vittoria ed almeno un risultato negativo delle squadre che la precedono sarebbe entrata dentro ai playoff, così sarebbe fuori dai giochi. Che partita attendersi quindi? Questa è la seconda domanda chiave. Pesaro è prima matematicamente e sicuramente con i playoff imminenti a questo punto, si giocherà martedì prossimo gara d'andata dei quarti di finale del playoff scudetto, proverà a dare il massimo ma dovrà stare attenta a infortuni, a squalifiche, a gestire tutto l'organico, quindi non potrà, secondo me, secondo noi, essere l'Italservice Pesaro più agguerrita del mondo. Dall'altra parte una Real San Giuseppe che spera di avere vinto il controricorso, invece cercherà comunque i punti per poi, in caso appunto positivo della giustizia sportiva in suo favore, rientrare dentro i playoff. Discorso più difficile da dirsi che da comprendere guardando la classifica, ma insomma questo è l'appuntamento. Comunque è per sabato ore 18 Real San Giuseppe contro Italservice Pesaro, e così in contemporanea tutte le altre partite della Serie A. L'appuntamento al Palacoscionerino c'era inferiore. Le altre partite che dovranno andare a definire anzitutto le posizioni all'interno della griglia playoff, con tante squadre che devono capire se arriveranno quinte, sesta, settima, ottave, ma anche lassù in zona podio. In questo momento c'è il Petrarca a 54, il Napoli a 52 e c'è proprio lo scontro diretto, quindi situazione molto da tenere d'occhio in maniera molto attenta. L'Italservice Pesaro attende di conoscere in particolare chi chiuderà all'ottavo posto, perché quella sarà la sua rivale nei playoff scudetto. Al momento ci sono appaiate a quota 43 Sandra Bate, Pescara e Fel di Eboli, ma c'è anche il Ciampino a 44, salvo il ribaltone regato Real San Giuseppe, sarà una di queste 4 o 5 la sua avversaria ai playoff. A proposito di playoff, gara d'andata abbiamo detto martedì 24 maggio, gara di ritorno sabato 28, ma non è ancora certo l'orario e è anche a rischio, diciamo così, il luogo in cui si dovrà andare a giocare il ritorno dei quarti di finale, perché dovrebbe essere Pesaro, dovrebbe essere il Palafiera, ma come avrete magari letto dai social, in particolare dai tifosi che hanno ricevuto la notizia, il Palafiera è occupato, il comune si è prontamente attivato per liberare il Palace per quella partita, ma ancora non ci sono ufficialità e quindi dobbiamo lasciare
l'asterisco. Ne sapremo di più la settimana prossima, per forza, perché quando torneremo in onda si sarà giocata già addirittura gara 1 dei quarti dei playoff scudetto e si sarà giocata ovviamente quest'ultima partita fra Real San Giuseppe e Italservice Pesaro, in programma sabato dopodomani in Campania. Questo per quanto riguarda la prima squadra. Come vi avevamo promesso però in questi giorni attraverso il lancio di questa puntata di Italservice Pesaro TV, noi vogliamo dedicare grande spazio in questa puntata al settore giovanile biancorosso. Un settore giovanile che ha brillato, sta brillando e sicuramente brillerà ancora a lungo. Facciamo il punto, sono 5 le formazioni agonistiche, parliamo dell'agonismo, che sono scese in campo in questa stagione per l'Italservice Pesaro. Under 15, regionale, 17, regionale, under 19, regionale, under 19, nazionale, under 21, regionale. Ebbene, ciascuna di loro si è tolta grandi soddisfazioni. Detto dell'under 15, i più piccoli dell'agonismo che sono arrivati secondi nel girone silver sono stati premiati, li abbiamo già menzionati la settimana scorsa, per il secondo posto nel girone silver, diciamo senza sconfitte e per un soffio non sono arrivati ai playoff di categoria, playoff regionali, abbiamo e vanno celebrati poi anche gli under 17 che hanno vinto la Coppa Marche ed hanno perso la finale per il titolo regionale solamente ai calci di rigore, poi l'under 19 regionale che invece quel titolo regionale l'ha vinto 1-0 contro il Città di Ostra e quindi ha culminato un cammino di crescita straordinario in questa stagione. E poi ancora l'Under 19 nazionale che dopo il secondo posto nel suo girone di stagione regolare alle spalle dell'Etavetta ha saputo superare tutti e tre i turni contro le marchigiane dei playoff scudetto, tutti e tre i turni diciamo così regionali, in particolare domenica ha vinto davanti a 200 persone in uno spettacolo clamoroso al circolo tennis Trave di Fano, l'Eta Beta che aveva dominato la scena nel girone quindi durante il campionato accedendo così al turno successivo che si giocherà domani a Pontedera, valido come ottavi dei playoff scudetto under 19 nazionale. E poi l'under 21 che aveva vinto la Coppa Marche a gennaio alle Finals Cup, all'Apex Finals Cup e poi ha perso solamente in finale contro un grande Cus Macerata il titolo regionale di categoria. Insomma, un settore giovanile agonistico straordinario e il discorso va allargato e completato con i numeri e con la qualità del lavoro portato avanti anche a livello di primi calci, di piccoli amici, di esordienti con tutti gli allenatori. Mi viene in mente in maniera inevitabile Fabrizio Panosi, una colonna di questa società da questo punto di vista qua, ma tutti gli altri tecnici dei più piccolini, dei biancorossi, abbiamo visto tante iniziative, tante foto, tante attività da parte della parte più giovane, della scuola calcio, diciamo così, a 5 dell'Italservice Pesaro. Ecco che allora il discorso, aggiungendo anche questo settore, diventa veramente brillante, diventa di platino per rappresentare al meglio il lavoro svolto dall'Italservice Pesaro nel suo vivaio. Questo ho parlato tanto, avete visto alcune immagini, alcune schermate, quello che abbiamo potuto, però andava celebrato questo lavoro del settore giovanile in una maniera ottimale, migliore, e noi facciamo parlare sempre le immagini, i nostri servizi, i nostri video sono la cosa più importante, più preziosa che abbiamo per poter celebrare le società e il loro lavoro. E allora anche in questo caso il nostro Francesco Maggiore, quindi la nostra MMAG Comunicazione, ha realizzato un video che va a riassumere attraverso alcune parole, alcuni concetti e tante belle immagini lo straordinario lavoro compiuto dal settore giovanile dell'Italservice Pesaro. Il servizio. Che annata, che stagione, che lavoro ragazzi! L'Italservice Pesaro ormai da alcuni anni è molto più che solamente, fra 18 virgolette, il club più titolato e vincente d'Italia. È anche una società capace di attrarre sempre più giovani all'interno del proprio vivaio. Prima 50, poi 100, ora addirittura 200 bambini e ragazzi tesserati nella cantera biancorossa. Un numero impressionante per il calcio a 5.
pochissime altre realtà in tutta Italia possono pregiarsi di una quantità così elevata di baby calciatori. Ma oltre alla quantità bisogna badare alla qualità. E anche sotto questo punto di vista, mese dopo mese, anno dopo anno, l'Italservice Pesaro è cresciuta a dismisura. Se in passato i successi, che non sono tutto ovviamente, ma che a livello agonistico sono un discreto metro di valutazione, erano minori, col passare del tempo le soddisfazioni sono aumentate in maniera costante, sino ad arrivare a questa straordinaria annata sportiva. Campioni di Coppa Marche Under 17 e Under 21, campioni regionali Under 19, vice campioni regionali Under 17 e Under 21, gli Under 15 secondi imbattuti nel girone Silver regionale. Poi l'Under 19 nazionale, capace di vincere i playoff del proprio girone e volare, per adesso, agli ottavi di finale scudetto di categoria. Ma che bello è! Ma quanto ci avete fatto gioire, ragazzi! Il presidente Lorenzo Pizza, la presidentessa Simona e tutta la dirigenza rossiniana si sono fatti trascinare anche dentro questo mondo con una passione e una intensità sempre più elevate. Anche la prima squadra, di solito abituata a ricevere il tifo dei canterani biancorossi, ha seguito e tifato sempre più per i baby talenti pesaresi. Un esempio su tutti, domenica per la finale dei playoff Under 19 nazionale a Tabeta Fano contro Italservice, vinta ai supplementari dal Pesaro, erano presenti i dirigenti della prima squadra, ma anche lo staff tecnico capeggiato da Fulvio Colini, c'era un fuoriclasse come Pablo Taborda con tutta la sua famiglia. Tanti piccoli, grandi esempi che aiutano a testimoniare quanto la simbiosi fra grandi e piccoli, fra campioni e futuri campioni, sia sempre più in realtà. E ancora, emozionanti gli esordi in prima squadra di Tommaso Vesprini e di Alex Ugolini, piene di orgoglio le numerose convocazioni rappresentativa Marche, la nazionale marchigiana per dirla con una metafora, di tantissimi ragazzi delle giovanili pesaresi. Tante, tantissime, immense soddisfazioni, individuali e collettive. L'impressione peraltro è che siamo solo all'inizio di un percorso che nei prossimi tempi sarà ancora più luminoso. Che dire poi dei più piccolini, della scuola calcio a 5 di cui Fabrizio Pianosi è lo storico referente. Una meravigliosa marea di bambini biancorossi che ogni settimana hanno giocato, sono cresciuti e soprattutto si sono divertiti con lo stemma dell'Italservice Pesaro orgogliosamente esibito sul petto. Per loro non è stato ancora il momento di competere, ma la gioia nel vederli toccare la palla e maturare allenamento dopo allenamento è indescrivibile. Di chi è il merito di questo cammino sempre più brillante, di questo vivaio grifato Italservice Pesaro sempre più bello? Beh, di tante persone ovviamente, impossibile fare tutti i nomi, ma uno spicca su tutti e va fatto, Daniele Ortolani. È lui che per primo diversi anni fa ha creduto in questo lavoro, quando le difficoltà erano ancora più grandi, i numeri erano ridotti e la qualità tutta da coltivare. Una passione smisurata per la valorizzazione e il divertimento dei più giovani che, grazie alla fiducia incondizionata del presidente Pizza e di tutto il direttivo, e negli ultimi 2 anni grazie al decisivo contributo di Francesco Serfilippi, lo hanno portato, a suon di impegno e sacrificio, a determinare questi risultati magnifici. Bravo Daniele e bravi tutti quelli che ti hanno appoggiato e supportato dentro il settore giovanile alla scuola calcio. Dirigenti, accompagnatori, tecnici, ma anche le famiglie dei ragazzi, sempre vicine ai propri figli e spesso di aiuto alla società, in mille modi. Non è stato semplice dover girovagare per mille campi e strutture, chiaro. Non è stato semplice combattere col Covid, chiarissimo. Ma se le conseguenze sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti, beh, vuol dire che il vostro lavoro è stato davvero straordinario. Che annata, che stagione, che lavoro, ragazzi! Complimenti a tutti voi e che sia solo l'inizio di un viaggio sempre più entusiasmante. E speriamo che vi sia piaciuto questo servizio, perché è un concentrato di immagini, emozioni e parole che volevano, hanno l'ambizione di provare a rappresentare in parte, ma in maniera emblematica, il lavoro fantastico svolto dai responsabili Daniele Ortolani e Francesco Serfilippi, due figure che sono impagabili, che hanno lavorato tutto l'anno in maniera inarrivabile per la bontà del vivaio e dei giovani campioncini di Italservice Pesaro.
applausi a voi, applausi al vostro lavoro, al vostro impegno e alla qualità del vostro lavoro, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Prima di salutarci, ricordo ancora una volta, c'è una squadra del settore giovanile che continua ancora a giocare e a sognare, è appunto l'Under 19 nazionale, ve l'ho detto abbastanza rapidamente poco fa, giocherà domani sera l'Italservice Pesaro sul campo del Pontedera, sul campo del Futsal Pontedera alle ore 21:30, è la quarta giornata, il quarto turno dei playoff scudetto. Chi vince entra tra le magnifiche 8 e poi l'ambizione sarà quella di entrare nella Final Four che andrà ad assegnare il tricolore a Salso Maggiore Terme. In bocca al lupo ai ragazzi del tecnico Lorenzo Purgatori, del suo fedele braccio destro Massimo Favini, tutti loro, a tutta l'Italservice Pesaro e davvero ancora complimenti, vada come vada, per il lavoro straordinario che avete fatto fino a questo momento. Siamo al completo per Italservice Pesaro TV, grazie per essere stati con noi, ma un po' di pubblicità e poi dentro con Calcio 5 M Magazine.
Eccoci di nuovo in onda, siamo all'interno di Calcio a 5M Magazine, dobbiamo fare il punto sulla Serie A2 e sulla Serie C1 e poi lo speciale Serie B con i playoff delle marchigiane che tengono banco. Andiamo rapidissimi, partiamo dalla Serie A2, è il momento, fra due giorni, sabato, della Bulldog Lucrezia, gara secca per sapere se i Cagnacci potranno restare in Serie A2 oppure se saranno costretti alla retrocessione. Tocchiamo ferro, i gialloblu hanno tutte le carte in regola per farcela. L'avversario di turno è il Fenice Venezia Mestre, la squadra che è arrivata sotto in classifica rispetto al club della Bulldog Lucrezia. Il quintetto di Elia Renzoni potrà giocare anche con due risultati su tre, perlomeno nei 50 minuti effettivi, ovvero i 40 dei tempi regolamentari, e in caso di parità degli eventuali extra time, 5 minuti effettivi per tempo. Non ci sono quindi rigori, ma su 50 minuti può giocare anche per il pareggio la Bulldog. In bocca al lupo alla formazione marchigiana, perché vogliamo un'altra squadra in Serie 2 oltre alla Damiani Gatti, neopromossa, vincitrice della Serie B, e speriamo magari anche una marchigiana proveniente dalla Serie B, ma ne parleremo fra poco di questo. Ora vogliamo proseguire il discorso guardando invece alla Serie C1. Nel weekend, sempre di sabato, si è giocata la finale dei playoff regionali, match e quindi duello fra Cerretodesi e Montelupone, Tecnici Amadei e Macellari a confronto. Ha avuto la meglio il tecnico dei Viola, dei padroni di casa, del Cerretodesi, che quindi è la regina dei playoff regionali marchigiani dopo aver vinto, lo ricordiamo, anche la Coppa Marche alle Finals Cup di gennaio. E quindi ci riprova in un tabellone nazionale la società del patron Andrea Zenobi. Dopo il 3-1, questo è il risultato con cui il Cerretodesi ha sconfitto il Montelupone, aveva chiuso sotto 1-0 il primo tempo la squadra di casa, dopo la rete di Ricci, che aveva mandato all'intervallo sullo 0-1 il match, la finale regionale. Poi Di Ronza, Marturano l'hanno ribaltata e hanno regalato al Cerretodesi il pass per proseguire il sogno verso la Serie B attraverso i playoff nazionali. E appunto verso gli spareggi interregionali, quindi nazionali, volgiamo lo sguardo adesso con il Cerretodesi, chiamato ad un doppio confronto contro il Balca, una formazione emiliana che sicuramente vorrà mettere il bastone fra le ruote ai sogni di promozione del Cerretodesi, sogni mai nascosti dalla società ambiziosa del direttore sportivo Maurizio Buratti. Doppio confronto, dicevamo, la prima partita, la gara di andata di questa, chiamiamola, semifinale dei playoff per la Serie B, si giocherà sabato al Palacarifac di Cerretodesi, ore 16, orario ufficiale nazionale, salvo cambiamenti dell'ultimo momento. Quindi dopo domani, tra dieci giorni, in bocca al lupo al Cerretodesi. Poi la gara di ritorno bisognerà attendere un po', si giocherà a campi invertiti l'11 giugno. Dalla vincente di questo incontro emergerà la finalista di una parte di tabellone dei playoff di Serie B. La finalista andrà ad affrontare la vincente del confronto fra Umbria e Toscana. Quindi da queste quattro formazioni, Cerretodesi, Balca e le due formazioni rappresentanti di Umbria e Toscana, emergerà una neopromossa in Serie B. In bocca al lupo al Cerretodesi. Ora piccolo break, la sigletta in sostanza, e poi dentro lo speciale Serie B. Eccoci dentro lo speciale Serie B. Allora, marchigiane che sognavano di avanzare nei playoff promozione verso la Serie 2, e dal plurale dobbiamo andare al singolare, ovvero ce n'è rimasta solo una, il Futsal Potenza Picena. Sovvertiti, ribaltati i pronostici dettati dalla classifica di regular season delle semifinali playoff di girone, ovvero del primo turno dei playoff di Serie B, con il Montesicuro Trecolli che ha perso in casa 3-0 per mano della Futsal San Giovannese, e il Futsal Potenza Picena che è andato a vincere a termine di una partita folle, pazzesca, divertentissima, 7-6 in casa del Recanati. Quindi eliminate la seconda e la terza in classifica del girone, volano alla finale playoff di girone la quarta e la quinta in classifica. E adesso la finalissima sarà quindi fra Futsal San Giovannese e Futsal Potenza Picena in casa dei Toscani. Si gioca a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo sabato alle ore 16. Ma prima di parlare un po' di questa finale di girone, come vi avevamo promesso la settimana scorsa, siamo stati a riprendere il derby
a tinte giallo-rosse, ma anche il derby della provincia di Macerata, fra cugine vicine di casa, città confinanti praticamente, ovvero la sfida fra Recanati e Futsal Potenza Picena. C'era tantissima gente al centro sportivo recanatese, il teatro degli incontri casalinghi della squadra guidata in panchina da Daniel Martin. Ebbene, ne è emersa una partita spettacolare che noi abbiamo avuto il piacere di poter riprendere, lo ricordiamo ancora una volta, grazie al decisivo contributo in questo caso del Recanati. Andiamo allora a vedere gli highlights di questa partita pazzesca, un'altalena di gol e di emozioni incredibile, un concentrato di giocate spettacolari favoloso, gli highlights di Recanati Futsal Potenza Picena. Eccoci allora con le immagini del derby Recanati contro Futsal Potenza Picena. L'ingresso in campo delle squadre, di fianco, di fronte, anzi a loro, una cornice di pubblico straordinaria. Fa anche parecchio caldo, ma insomma per fortuna ancora si può giocare. Il saluto fra i due capitani, Junior da una parte, Di Matteo dall'altra, di fronte alla terna arbitrale, poi i momenti di compattezza, di unione prepartita, e poi via, partiti per questo primo turno dei playoff con derby fra Recanati e Futsal Potenza Picena. Attaccano gli ospiti, prima occasione, primo gol realizzato dal capitano Di Matteo, bella verticalizzazione, bello il suo tocco di prima sotto misura, ed è in vantaggio la squadra di mister Giuseppe Moro. Gran bel gol firmato dal numero 10, capitano Di Matteo. Pressing totale del Recanati, palla rubata, allora prova a replicare il quintetto di Daniel Martin e ce la fa con questo pallone rubato. Il tiro di prima intenzione col mancino di Sabatini dopo 3 minuti e 16 secondi è già 1-1. Esulta anche Nico Sgolastra, recanatese doc. Insiste la squadra di casa, bello schema su rimessa laterale, troppo solo sul secondo palo di Iorio, è lui che l'accomoda in rete, ribaltata la situazione di svantaggio iniziale dai padroni di casa, Di Iorio fa 2-1. Ma è una partita, come abbiamo detto, ricca di situazioni imprevedibili, pazzesca, straordinaria. Pizzo qua combina qualcosa che non gli abbiamo mai visto fare, un errore clamoroso. Di Iorio in pressione totale, ruba palla e viene sotto la nostra telecamera per esplodere la sua felicità. 3-1, chiede scusa ovviamente Pizzo, ma Recanati vola sul più 2. Ci avviamo agli ultimi 5 minuti del primo tempo, attacca col portiere di movimento il Futsal Potenza Picena, palo e poi tap-in in qualche modo vincente proprio di colui che indossa la maglia di portiere di movimento, Wilmar Pereira, con un pizzico di buona sorte, una deviazione finale, trova la rete del 3-2 con cui si va al riposo. E allora con le immagini passiamo al secondo tempo, start affidato al Recanati, e se il primo tempo è stato entusiasmante il secondo è una vera e propria follia. Attacca proprio la formazione recanatese, palo colpito da Sabatini in avvio di ripresa, sfiorato il nuovo più 2, il 4-2, quindi recupera un buon pallone Pizzo, si lancia nel 2 contro 1 insieme a Nichigna, il triangolo Pizzo, pareggio dal possibile 4-2 al 3-3 qualche minuto dopo, ristabilita la parità. E gioisce con i tifosi e anche con le famiglie il numero 8 Pizzo, che si rifà dell'errore del primo tempo siglando questo gol. Torna ad attaccare il Recanati, bomba di Del Pizzo, altro legno, altra sfortuna per il Recanati. Siamo entrati dentro i 2 minuti pazzeschi di questa partita. Pizzo in diagonale, gran palla, il pallone messo dentro da Wilmar Pereira, e la deviazione sfortunata in fondo al sacco da parte di Favero vale il nuovo controsorpasso dei Potentini, 4-3 per il Futsal Potenza Picena. La gioia però dura poco, perché attacca il Recanati, il pallone viene toccato con una mano da Montagna, c'è anche il cartellino rosso per il numero 7 che era già stato ammonito, calcio di rigore per il Recanati, sistema il pallone dal dischetto da Silva contro Giacconi, può valere la nuova parità. Rincorsa, sinistro, vincente, ed è di nuovo 4-4. Che partita signori e signore, 8 gol e siamo ancora dentro il cuore del secondo tempo. Insiste Recanati che vuole tornare in vantaggio sul calcio d'angolo, non è perfetta la difesa del Futsal Potenza Picena, il pallone carambola sui piedi di Di Matteo e stavolta l'autogol è il suo, altro di nuovo contro sorpasso stavolta del Recanati, 5-4, e non sarà l'ultimo. Il Futsal Potenza Picena si riporta in avanti, conclusione all'angolino chirurgica proprio del capitano Di Matteo, 5-5, entrano in campo anche i componenti della panchina, 5-5 Di Matteo dopo l'autorete, il capitano si rifà immediatamente. E allora gustiamoci questa parte finale di gara, pressione totale, Pizzo prova a scappar via, poi inventa un lancio per Nichigna, pallonetto,
Che azione, che gol! Il lancio, il lob, il tocco sotto, 5-6, incredibile! È una partita meravigliosa, uno spot per il calcio a 5. Adesso è avanti il Futsal Potenza Picena, adesso è il Recanati che deve nuovamente inseguire in questa altalena di adrenalina e di emozioni. 5 minuti e mezzo al termine, portiere di movimento per Daniel Martin, sinistro! Dalla fascia ci mette il piedone Giacconi e nega il nuovo pareggio, quindi Di Iorio, palla in banda, ancora Di Iorio, ancora Giacconi in due tempi, la palla per gli arbitri non è entrata, si gioca, mamma mia, non riusciamo a stare dietro a tutte queste immagini, ancora Recanati, 4 minuti e 45, altra chance, palla in banda, traversa! Traversa dalla linea di fondo, il Recanati sfortunatissimo, non trova il 6-6, siamo dalla parte opposta, tante persone in maglia nero-gialla e il gol di Wendel Feliciano che porta a +2 per la prima volta il Futsal Potenza Picena in questo finale di partita, 7-5, ma c'è ancora tempo per il quintetto locale, Di Iorio, stop, destro, rete, 6-7 a 101 secondi dal termine, avete intravisto il tabellone, 1-41 dalla fine, Recanati è vivo e prova a recuperare, 3 secondi, 2 secondi, l'ultimo attacco di Iorio, prova a calciare, Di Matteo lo ferma, finisce così una partita incredibile, una partita straordinaria, un match che a raccontarlo a parole non ci si riesce, le immagini lo hanno fatto molto molto meglio, vola alla finale dei playoff di girone il Futsal Potenza Picena, esce arrabbiato, deluso, ma a testa altissima il Recanati. Davvero incredibile quello che abbiamo visto sabato, che voi avete potuto rivedere attraverso queste immagini esclusive, questi highlights nel derby fra Recanati e Futsal Potenza Picena. Emozione a non finire, il pubblico si è divertito tantissimo, ovviamente alla fine una piange, una ride. Il Recanati è uscito dal campo ovviamente abbattuto perché sognava di avanzare attraverso i playoff, aveva le carte in regola e sicuramente sognava di coronare una stagione molto importante in cui a lungo ha inseguito la capolista Damiani e Gatti Ascoli, ma lo sport, il calcio a 5 in questi scontri diretti sa essere crudele come lo è stato in questo caso per il Recanati, una società lodevole, meritevole dal punto di vista organizzativo, sportivo, tecnico e anche per come ha saputo rendere onore al Futsal Potenza Picena dopo la partita, pur ovviamente e direi anche giustamente con una buona dose di rabbia in corpo per la sconfitta maturata al termine dei 40 minuti. Da una parte si piange, tra virgolette, e non, dall'altra si ride e si gioisce. Futsal Potenza Picena che ha preso i playoff all'ultima giornata e anche grazie insomma alla classifica avulsa ha fatto fuori il Futsal Pontedera, ma che nell'arco della stagione aveva dimostrato ampiamente di poterci stare dentro le prime 5, ha tirato fuori la prestazione capolavoro, è andata quindi a cogliere questo risultato straordinario di cui abbiamo visto le immagini. C'è stato il gol di Nichigna che ovviamente ha fatto alzare in piedi tutti, in particolare i tifosi della società, del presidente Luciano De Luca, ha fatto gioire tutti i suoi compagni, ma è una delle foto più rappresentative di uno spettacolo straordinario che abbiamo ammirato. Davvero grande la prova e la prestazione di Capitan Iuri Di Matteo, di Pizzo, di tutti i giocatori del Futsal Potenza Picena che ora continuano a sognare e a giocarsi questi playoff nella finale di girone, dicevamo, contro la Futsal San Giovannese. L'appuntamento è sabato alle ore 16 contro una squadra difficilmente decifrabile, quella appunto della Futsal San Giovannese. Nella giornata di oggi il Futsal Potenza Picena ha emanato un comunicato in cui a parlare è il direttore Simone Consolani, che insomma ha voluto sottolineare come vada a giocarseli in maniera, non dico spensierata, ma gioiosa, senza troppe pressioni il club potentino, consapevole che la Futsal San Giovannese è una squadra capace di tutto, anche come ha dimostrato sabato di andare a vincere a domicilio della Montesicuro Trecolli, e quindi sarà una partita durissima ma che il Futsal Potenza Picena anzitutto avrà il privilegio, l'onore e l'onere di affrontare, ma con la testa abbastanza libera da pressioni del caso. Detto tutto ciò, voglio fare un passo indietro e tornare ad analizzare, visto che l'abbiamo menzionata ovviamente più volte, la partita Recanati Futsal Potenza Picena, ma lo vogliamo fare attraverso le parole di un paio di protagonisti diretti o indiretti di questa partita, quindi microfono al presidente De Luca del Futsal Potenza Picena e a Nico Ostrogol, sgolastra del Recanati, ascoltiamo. Siamo venuti su consapevoli della nostra forza di vincere, di giocarci la partita. È andata bene, loro sono una grande squadra e l'hanno dimostrato in campo. E
stavolta fortuna ha girato la parte nostra, loro meritavano anche loro, però purtroppo il sorteggio è stato con noi. L'obiettivo adesso è viviamo alla giornata, più andiamo avanti meglio è, non abbiamo diciamo un punto fermo, ce la giochiamo, se andiamo io, che sarà lunga, adesso io voglio parlare purtroppo, però facciamo la strada nostra. Così a caldo diciamo che non è facile trovare le parole, sicuramente non era il risultato che ci aspettavamo, sapevamo di avere 2 risultati su 3. Penso che l'elemento che abbia un po' spostato l'equilibrio di questa partita è stato il loro portiere in movimento, ci hanno messo in difficoltà subito, hanno preso fiducia e con questo sono riusciti a fare la maggior parte dei gol. E penso che sia questo stato un po' l'ago che abbia determinato l'equilibrio dell'incontro. Penso che, ecco, come ti dicevo, la causa principale per noi sia forse non aver difeso al meglio il loro portiere in movimento. C'è da dare merito anche a loro che l'hanno giocato bene. È un po' difficile trovare le parole, sono sincero, quindi complimenti al Potenza Picena, in bocca al lupo a loro. In bocca al lupo da parte di tutte le Marche al Futsal Potenza Picena, belle anche le parole di Consolani rivolte al Recanati dopo questa vittoria, un derby ma sempre dentro ampiamente i confini dello sport, dell'amicizia e del fair play, dicevo in bocca al lupo al Futsal Potenza Picena sognando il suo sbarco nel tabellone extra girone, quindi sognando che possa continuare il suo cammino, il suo sogno verso la Serie A2. E con questa chiosa, con queste parole che fanno da chiusura, da cappello finale al nostro speciale Serie B e in particolare all'approfondimento dedicato al derby di sabato scorso, ribadito ancora una volta l'in bocca al lupo ai potentini per la partita di sabato, davvero molto importante, la più importante della loro storia in questo sport. Noi siamo in conclusione, quindi ai saluti anche di Calcio a 5 M Magazine. È stata una serata come sempre, più di sempre, ricchissima di sport qui su ETV Marche, grazie alla M Mag Comunicazione. Da Matteo Magnarelli è tutto, ci vediamo e ci sentiamo giovedì prossimo, sempre qua, canale 12. Ciao.